Un altro evento da Riva 1920 nello splendido Museo del Legno e qui questa sera con noi la chef e la boss Viviana e Sandra. Io sono particolarmente onorata ad avervi qui, i vostri video mi hanno commosso nonostante li avessi già visti, rivivere la vostra storia veramente ogni volta entusiasmante e allo stesso tempo veramente commovente. Vi hanno chiesto tutto e ancora di più. Alice Ristorante, perché Alice? E Sandra prima ha detto, Alice era già Alice, prima di nascere, di diventare ristorante c'era già Alice, perché? Ma perché Alice innanzitutto è il nome di un pesce, le Alici, Alice poi è il nome di una donna e io e Viviana siamo due donne, è proprio per questo che Alice c'era già. Poi quando ci siamo conosciute cercavamo un nome e lo volevamo chiamare l'Alice Felice, una nostra cliente ha detto no, assolutamente no, Alice Felice, no, perché c'è già un ristorante che si chiama il Merluzzo Felice. Dopo un mese che non dormivo di notte abbiamo deciso di chiamarlo semplicemente Alice Ristorante e oggi c'è Alice. Alice ha portato fortuna, ma penso che veramente quello che sia contato nella vostra esperienza in questa bellissima cosa e che è veramente il vostro ristorante sia il talento di Viviana nel creare questi piatti unici e la capacità di Sandra di procurare le materie prime per realizzarli, ma soprattutto una cosa che voi trasmettete che magari non vi rendete conto, ma è meravigliosa, ed è l'amore che avete per l'Italia, per la cucina, per il vino, per ogni singolo prodotto, per il pesce, e questo sia, credo che sia stato veramente l'ingrediente segreto. Qual è il vostro piatto preferito? Il mio è quello che devo ancora inventare, perché diventa poi preferito quando l'ho inventato. E tra quelli inventati Carpaccio e Fantasia e la minestra maritata. Ah, ecco. Gabbiera campana. Per me invece al contrario di Viviana sono tutti quelli che ha inventato. Quindi mi unisco, Carpaccio e Fantasia, Super Spaghettino, uno degli ultimi che ha tirato fuori che mi piace da morire è sicuramente Follia, che è lo gnocco. No, scusami, lo gnocco è Follia e poi sono tutti buoni, bisogna venirli ad assaggiare e poi dovete essere voi a giudicare, non noi. Noi possiamo soltanto dire quali sono i nostri preferiti. Ok, perfetto. Loro sono a Milano, Piazza 25 Aprile, rooftop, l'ultimo piano all'interno di Italy, ex Teatro Smeraldo. Grazie, andatela a trovare, davvero. Io le ringrazio perché sono meravigliose e penso che donne come loro, appassionate di cucina, brave, possano veramente trasmettere ciò che forse noi italiani spesso non apprezziamo, che è veramente le nostre origini, le nostre tradizioni, il nostro territorio. Quindi grazie davvero a loro per questa fantastica esperienza, geniale, ne hanno parlato tutti, e per voi stesse, per essere voi così vere, così belle questa sera, veramente lo sono state.